Il Consiglio regionale della Toscana, per primo in Italia, si è riunito per parlare della gravissima situazione in Ucraina dopo l'aggressione militare russa. È cominciato con un minuto di silenzio e con le bandiere dell'Ucraina e della pace al centro dell'aula. Alla fine c'è stata l'approvazione unanime di un solo documento. Vi si esprimono la ferma condanna per l'invasione russa, la piena e totale vicinanza alla popolazione civile colpita dal conflitto e alla comunità dell'Ucraina che vive e risiede in Toscana, la solidarietà ai manifestanti russi arrestati durante le manifestazioni contro Putin. La tragedia della guerra in Europa ci spaventa e ci inquieta e dire che proprio da Firenze, nei giorni scorsi, era partito un grande, comune appello per la pace nel mondo dai sindaci e dai vescovi del Mediterraneo. E poi ci sono le prime conseguenze anche in Toscana. La più urgente è quella dei profughi che scappano dal conflitto e inevitabilmente arrivano anche qui. Dai gruppi politici in Consiglio regionale c'è la massima disponibilità a collaborare con la Giunta per offrire loro una sistemazione adeguata. Un altro segnale di attenzione ai temi della pace è stata la consegna del gonfalone d'argento a Rondine, cittadella della pace, un evento già programmato ma che adesso assume un valore ancora più grande. Si sono conclusi i lavori della commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e sulla criminalità organizzata in Toscana. Alla fine ci sono due relazioni distinte. Tutti d'accordo qui in Consiglio regionale, alla fine l'aggressione russa va fermata, bisogna trovare al più presto una via per la pace e occorre anche accogliere nel miglior modo possibile i profughi che inevitabilmente raggiungeranno anche la nostra regione. Ma una regione può davvero incidere su una vicenda così grande e così drammatica? Ma io penso che un messaggio come quello di oggi, dove tutte le forze politiche con chiarezza hanno espresso una posizione, possa aiutare anche il governo nazionale ad avere più forza nella discussione che c'è in questi giorni, in queste ore e anche nelle trattative che ci sono a livello internazionale. Io penso che un governo come quello italiano, in queste ore proprio le parole del presidente Draghi vanno esattamente in questa direzione, possa avere più forza se tutte le regioni che compongono il nostro paese vadano esattamente in questa direzione. Noi siamo stati i primi a fare questo consiglio straordinario, ma sono certo che anche altre regioni daranno il loro contributo. La seduta si era aperta con un emozionante momento di silenzio, mentre al centro dell'aula campeggiavano già la bandiera dell'Ucraina e quella della pace. Poi prendono la parola tutti i capigruppo e usano parole forti. Questa guerra deve essere fermata a tutti i costi. Nelle stesse ore, in tante piazze della Toscana e d'Italia, si svolgevano manifestazioni di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino. Ho apprezzato che in Consiglio ci sia stata, come dire, una condanna unanime nei confronti dell'atteggiamento, dell'invasione di quello che sta facendo la Russia, anche da parte di chi nei mesi e negli anni passati aveva scambiato Putin come un grande statista. Certo, l'Europa ha dimostrato anche ora, come dicevo, la sua debolezza, ma più di altre volte è stata capace di reagire e di reagire unitariamente. Certo, se l'Europa fosse più soggetto politico, se avesse già una politica estera comune, una politica di difesa comune, sarebbe sicuramente più in grado di essere tempestiva e di svolgere un ruolo importante nello scacchiere internazionale a difesa dei suoi popoli, delle sue comunità, delle sue imprese. E quindi credo che le sanzioni che sono state previste si vadano nel senso giusto. La mozione dunque è condivisa da tutti, non ci sono qui a Firenze quei distinguo che si sono ascoltati nel dibattito parlamentare. Certo, restano differenze nel giudizio sulle ragioni del conflitto e si notano, ma la condanna dell'aggressione russa è unanime. La nostra posizione è una posizione chiara, è una posizione di vicinanza all'Ucraina e ai cittadini ucraini e anche di vicinanza a tutti coloro che in Russia stanno manifestando contro la guerra e vengono arrestati, perché se per noi è qualcosa di normale andare a manifestare in questo momento, in Russia non lo è. Quindi quello che è avvenuto probabilmente nessuno se lo aspettava, certo ci sono delle colpe da riconoscere all'Occidente, anche agli Stati Uniti.
e anche all'Europa, che non dobbiamo tralasciare, perché riteniamo che gli errori devono essere anche corretti poi in un futuro per cercare di fare in modo che le cose migliorino. La più grande colpa dell'Europa è stata quella di non avere una politica estera unitaria all'interno dei propri paesi, e quindi questo ci rende deboli nelle trattative, ci rende deboli quando dobbiamo andare a cercare di placare alcune situazioni. Sarebbe impensabile che non ci fossero dei distinguo, perché la situazione nell'est dell'Europa è molto complessa ed è frutto di dinamiche che vengono dal passato, difficili anche da ricostruire. Però dobbiamo ricordare bene una cosa, e ce l'hanno sottolineato anche i russi e gli ucraini che vivono qui in Italia, e in molti di loro me l'hanno detto: noi ci consideriamo fratelli. Questa guerra non è una guerra dei popoli, non è una guerra di russi contro ucraini, ma una guerra che è stata messa in piedi da dei governi, da dei governanti. Dobbiamo sempre fare questa distinzione. E questo va ricordato anche quando si tratta di sanzioni internazionali. La mia critica è che le sanzioni internazionali spesso, anzi quasi sempre, storicamente, e lo ha visto anche l'Osservatorio delle politiche internazionali, danneggiano gli ultimi, i più poveri, i più deboli. Se si pensa con le sanzioni di riuscire a indebolire il governo russo, della Federazione Russa, o gli oligarchi, io credo che sia la strada sbagliata. Servono delle politiche più mirate. Di nuovo, serve la diplomazia internazionale, quella forte. Emerge semmai una critica piuttosto diffusa, soprattutto dal centrodestra, sulle colpe e sui ritardi dell'Europa, che non ha saputo o potuto prevenire un conflitto che è già adesso una tragedia e rischia di allargarsi anche oltre quell'area. Non ho sentito da parte di nessuno un'autocritica doverosa nei confronti dell'Europa. Non possiamo far finta di pensare che il conflitto tra Russia e Ucraina nasca ieri. Il conflitto nasce e affonda le radici nel recente passato, penso alle rivoluzioni colorate del 2014, ma non solo. E il vero grande assente in tutto questo è l'Europa. Perché se uno prova ad andare a ritroso fino a quando, negli anni 90, dopo il crollo del muro di Berlino, dopo la fine dell'Unione Sovietica, l'Ucraina, insieme forse alle Repubbliche Baltiche, era tra gli stati che più di ogni altro sognava finalmente il ricongiungimento di quelli che erano considerati fratelli separati al di là della cortina di ferro. Come non si fa a non capire che in un momento come questo sulla Russia doveva esserci un'attenzione diversa? Ricordo gli accordi di Pratica di Mare del 2002 del presidente Berlusconi, dove mise allo stesso tavolo la NATO e la Russia, dove c'erano seduti allo stesso tavolo Bush, Putin e il presidente Berlusconi, che in quel momento faceva da mediatore di tutto quello che invece vediamo oggi diventare come un conflitto. Ecco, siamo preoccupati per quello che sta succedendo, auspichiamo che si arrivi ad una conclusione del conflitto il più velocemente possibile, ma dall'altro non possiamo non tenere in considerazione che occorre disegnare un'Europa diversa. Se vogliamo l'Europa, dobbiamo avere un'Europa che parli con una voce unica, che abbia una politica economica unica, che abbia una politica di difesa unica, che abbia un esercito unico e si arrivi addirittura a votare in maniera democratica il proprio presidente, perché così non funziona. Il capogruppo di Italia Viva, che è anche vicepresidente del Consiglio regionale, era andato personalmente il giorno stesso dell'attacco a portare fiori e solidarietà al consolato dell'Ucraina. Ma sì, io a titolo personale, anche in rappresentanza del Consiglio regionale, ho voluto deporre un mazzo di fiori di fronte all'ambasciata dell'Ucraina nei giorni scorsi, perché questa guerra così feroce e così ingiusta stava producendo dei morti anche civili e con una ferocia senza precedenti che rimette le lancette indietro di tanti anni. E oggi però è importante, arriva un segnale forte dalla Toscana in maniera unitaria a tutte le forze politiche, votano un documento che condanna fortemente quanto la Russia sta facendo in termini militari, che mette in discussione il livello di sovranità e di autonomia di un popolo, di una democrazia che sta faticando ma che sta resistendo. Da parte nostra ovviamente il sostegno nei confronti del popolo ucraino, la disponibilità ad accogliere tutti coloro che riusciranno a fuggire, i profughi, dare una forma di assistenza, di accoglienza e soprattutto una Toscana che grida con forza che serve la linea diplomatica, che serve la pace. Dal gruppo misto, oltre alla condanna della Russia, arriva un invito a considerare i contraccolpi sulla nostra economia. Pur di fronte a gesti assolutamente condivisibili di condanna di tutta questa vicenda e quindi della nostra massima aspirazione a che ritorni la pacificazione in quell'area,
noi rischiamo di subire un contraccolpo economico rilevantissimo. Ed è il momento questo che anche la Regione Toscana si faccia sentire, convocando, credo, il prima possibile, almeno lo auspico e lo riterrei opportuno, tutte le associazioni, i sindacati, per fare un fronte comune affinché veramente si pongano in essere tutte quelle azioni e quelle iniziative che in qualche modo possano fare anche da contraccolpo a una situazione che sul fronte dell'import, dell'export, ma anche sul rincaro delle materie prime, delle fonti di energia, che già nei mesi passati hanno fatto sentire il loro carico su imprese, aziende e anche sui cittadini, ecco, questi sono temi che credo dovranno comunque sia essere affrontati. Parla in aula anche il portavoce dell'opposizione. Innanzitutto manifestare la solidarietà al popolo ucraino per l'aggressione militare subita, ma ho cercato di pensare e condividere con il Consiglio quello che il Consiglio regionale effettivamente può fare, perché è chiaro che fare un'analisi geopolitica o un'analisi di strategia militare all'interno di un Consiglio regionale diventa difficile all'interno di uno Stato, quindi quello che io auspico è un intervento nel campo del diritto internazionale umanitario in corrispondenza e chiaramente aprendo anche un tavolo con le associazioni che operano nel territorio del conflitto. L'ultimo a intervenire è il presidente della Giunta, Eugenio Giani, esprime soddisfazione per il tono e l'esito di questo confronto in aula. Sono molto soddisfatto. La Toscana oggi ha fatto la sua parte con una risoluzione che da un lato si esprime con una valutazione di assoluta condanna verso quell'aggressione che Putin ha animato verso un popolo che in modo democratico si era scelto i propri organi di governo, che stava vivendo il suo percorso di sviluppo e di crescita e che senza giustificazioni plausibili è stato aggredito e invaso, come purtroppo nella peggiore tradizione che la storia ci insegna, penso all'aggressione dei Sudeti nel 38-39 da parte di Hitler. Costi dell'energia e nuova ondata di profughi sono gli effetti già visibili di questa drammatica situazione. Ma sono davanti a tutti le conseguenze che si possono creare nel momento in cui si limitano le esportazioni, in cui non vi sono più le tranquillità per flussi commerciali normali. Però io voglio essere chiaro, anche il solo mettere all'ordine del giorno della stampa, del dibattito, le conseguenze economiche come primo punto porta a un'informazione distorsiva. Oggi noi dobbiamo dire che i diritti che nascono dal desiderio di libertà, di democrazia, di autodeterminazione dei propri governanti sono diritti non negoziabili, passano prima a tutto. Se c'è da fare sacrifici, noi li facciamo, perché un popolo come il nostro, di 49 milioni di persone, che è il popolo più antico fra i popoli di origine slava del centro e del nord Europa, è stato messo di fronte a un'aggressione brutale di un dittatore che senza giustificazioni ha voluto fare una scelta militare, e l'Italia, che nella propria Costituzione dice ripudia la guerra, non può accettare passivamente una cosa del genere. Anche l'accoglienza dei nuovi profughi qui stavolta mette tutti d'accordo. Per farla questa accoglienza utilizzeremo anche gli alberghi sanitari per il Covid. Per troppo tempo si è puntato il dito contro la destra, dicendo la destra razzista, xenofoba, brutta e cattiva, non vuole accogliere i profughi. Noi oggi siamo stati quelli che hanno chiesto che nel documento unitario votato in Consiglio regionale venisse esplicitamente fatto un riferimento al dovere di accogliere i profughi in fuga dall'Ucraina, perché tu sei profugo e io ho il dovere di accoglierti e di farti star bene, di farti sentire a casa e di farti sentire vicino, per quanto possibile, a uno che scappa abbandonando tutto ovviamente, quando tu fuggi da una guerra, quando tu fuggi da un pericolo. Noi criticavamo, e continueremo a farlo per sempre, quel finto buonismo che spaccia per profughi dei ragazzi di 20 anni, belli, palestrati, con le Nike e il cellulare,
cellulare che non si sa da cosa fuggono, ma pretendono di venire a essere campati in Italia. Quelli non sono profughi. Le cronache dei nostri telegiornali riportano già le storie drammatiche della fuga dei civili dalle bombe. Spesso restano gli uomini per combattere, mogli e figli viaggiano per ore sotto la neve e oltrepassano i confini dei paesi vicini. Arrivano anche qui, in Italia, in Toscana. Intanto credo che sia importante che dare la disponibilità all'accoglienza e credo che questo debba essere fatto da tutti i paesi dell'Europa. Dopodiché, come ha detto il Presidente Gianni, per ora quelli che sono arrivati sono un numero esiguo e sono più che altro ricongiungimenti familiari. Non so se ci saranno problemi. Noi dobbiamo fare la nostra parte, come è stato detto, e come faremo. Con più ci saranno istituzioni, famiglie, persone che faranno la loro parte e con più i problemi saranno superabili. Siamo a favore dell'accoglienza di tutti coloro che scappano dalla guerra, ma la Lega questo l'ha sempre detto, non solo in questo caso. In questo caso si tratta soprattutto di persone anziane, donne e bambini, ma crediamo che non solo l'Italia ma tutta l'Europa debba fare la sua parte per cercare di aiutare quelle famiglie che stanno lasciando la propria casa non perché lo scelgono, ma perché temono per la propria vita e per la vita dei propri figli. Vediamo un fenomeno che è incredibile, donne, bambini e anziani che si spostano e cercano riparo oltre confine e uomini che rientrano nel proprio paese per combattere una guerra, per difendere quella che è casa loro. Quindi in una situazione di questo genere è certo che chi ha i paesi vicini, ma tutta l'Europa non si può voltare dall'altra parte, in fin dei conti l'Ucraina è un paese che si sta avvicinando molto all'Occidente, all'Europa. Insomma, le linee indicate dalla Giunta sono convincenti per tutti i consiglieri. Almeno in questo caso c'è la volontà di garantire la migliore accoglienza possibile a chi fugge dalla guerra. Certo, si corre ai ripari anche per prevenire il Covid, perché in Ucraina la percentuale di vaccinati è bassa. Qualche giorno fa era stimata al 35% della popolazione e così i rischi inevitabilmente aumentano. In ogni caso i profughi saranno accolti anche in collaborazione con le associazioni e i volontari. Tanti stanno arrivando in queste ore, sono fuggiti prima che fosse impossibile farlo. L'accoglienza delle persone che soffrono è un dovere da parte di qualsiasi popolo, l'altro è sempre comunque una persona ad aiutare, l'ho detto nella mia relazione, e credo che sia importante accogliere tanti profughi e dare loro sostegno, dare loro un aiuto, ma allo stesso tempo stare vicini a chi in Russia sta iniziando a protestare, sta iniziando ad avere consapevolezza che forse quel regime può essere considerato arrivato al capolinea e magari è proprio lì che può determinare, diciamo, anche una rivoluzione dolce, e mi auguro che possa essere quella la forma di non violenza, una rivoluzione nuova che possa veramente allentare questa tensione. Mi auguro che l'Europa si faccia carico proprio per le ripercussioni economiche che ci saranno, di tenere in considerazione che l'Italia è uno dei paesi più colpiti, l'ha detto con grande forza il Premier Mario Draghi. Credo che abbia dimostrato altrettanta fermezza su due questioni fondamentali. La prima è che per la prima volta l'Europa darà le armi all'Ucraina, pagate dall'Unione Europea. Non era mai successo nella storia dell'Unione Europea. E il secondo tema è che c'è il tema dell'accoglienza diffusa dei profughi, cioè i profughi potranno scegliere da soli dove andare. L'Italia si è dimostrata sempre in grado di fare un'accoglienza diffusa. Il Presidente Gianni ha parlato a nome di tutti noi quando ha detto che siamo pronti, partendo da quello che avevamo già fatto con il Covid. Sono convinto che la rete di solidarietà, il terzo settore, la rete dei comuni, partendo dall'interlocutore principale che è la Regione Toscana, sarà in grado di dare una risposta, e ci mancherebbe. L'impegno della Toscana sul lato umanitario è sempre grande e conta su una rete ben organizzata del terzo settore. Fondamentalmente il Consiglio regionale, oltre che a questo input di invocazione della pace, deve anche concretamente muoversi, e vedo che molte comunità nella nostra regione, persino i singoli, le persone, si stanno già mettendo a disposizione, offrendo i propri alloggi, inviando e cercando di raccogliere del materiale da mandare in Ucraina. Ecco, questa è la cosa più bella che la Toscana può esprimere. Queste sono situazioni in cui, ripeto, non ci si può dividere e non ci sono assolutamente non c'è, diciamo, da fare nessun tipo di retorica. Però io credo che a questo grande sforzo umanitario e di sostegno, ripeto, debba esserci anche un'attenzione a quelle che sono le ricadute, che sono altrettanto importanti.
alla vigilia della seduta c'era stata la consegna del gonfalone d'argento a Rondine, cittadella della pace, luogo di speranza, leggiamo nella motivazione, per lo straordinario impegno con cui da 25 anni forma giovani provenienti da tutto il mondo per favorire la risoluzione non violenta dei conflitti, il confronto, il dialogo e la pace. È un'esperienza grande, un'esperienza che però in questi giorni, proprio in cui i valori della nostra democrazia sono stati toccati in maniera così forte dall'attacco della Russia all'Ucraina, abbiamo deciso di velocizzare la scelta della consegna di questo gonfalone d'argento per dare una risposta, un segno forte verso costruttori di pace, come le tante ragazze e i tanti ragazzi che vengono da luoghi di conflitto e che invece insieme, dopo un percorso importante, guardate, all'inizio faticano anche a voler lavare i panni nella stessa lavanderia, a guardarsi negli occhi, c'è la costruzione del nemico per come gli viene raccontato, invece in questo percorso, in questo viaggio, un viaggio grande, un viaggio bello, vengono formate persone che vanno e ritornano come la rondine nel loro territorio per portare la pace. È un grande riconoscimento perché Rondine da 25 anni parla toscano, quindi in tutto il mondo quando andiamo si vede, si coglie immediatamente l'interesse per un'esperienza che è in Toscana e parla il linguaggio della cultura toscana. E nelle interlocuzioni che hanno fatto crescere Rondine con oltre 30 paesi del mondo c'è questo riconoscimento. E con la regione abbiamo fin dagli inizi collaborato per la nascita e lo sviluppo di Rondine, però oggi questo è un riconoscimento che sancisce un lungo percorso fatto insieme, ma soprattutto rilancia verso il futuro, verso le sfide che abbiamo davanti a noi. Interviene anche il cardinale Gualtiero Bassetti, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva concluso poche ore prima, proprio a Firenze, il confronto tra vescovi, erano 60, e sindaci, 65, di tutti gli angoli del Mediterraneo, un'iniziativa con un titolo significativo, Mediterraneo, frontiera di pace. C'è un filo, naturalmente, con quello di cui si discute qui oggi. Per ora c'è solo l'annuncio perché tutto dovrà essere discusso prima in aula davanti al Consiglio, ma i lavori della commissione d'inchiesta presieduta da Elena Meini e nata dopo la vicenda giudiziaria sullo smaltimento del CEU con il coinvolgimento dell''Ndrangheta si sono conclusi con due relazioni diverse, una di maggioranza, l'altra del centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle annuncia comunque anche un autonomo documento allegato. Noi per ora ci fermiamo qua, appuntamento a venerdì prossimo alle 21:15 dopo il nostro telegiornale della sera.